Ciao a tutti ragazzi, io sono Sonia e nel video di oggi continueremo la nostra scalata verso la vetta, ovvero cosa riusciamo a ottenere partendo da un topolino. In questo momento siamo arrivati a una chimera ride e adesso direi di equipaggiarla e provare subito. Sono in un server non troppo ricco in realtà, a quanto sembra, però vabbè, non importa, proviamo a vedere cosa riusciamo a ottenere scambiando la kitsune ride equipaggia e vediamo che cosa. Oh, già così un trade, mamma mia. Mettiamo accanto la nostra classifica e no, è più in basso lo Skeledog. Lui è un 47, io sono un... Oh, un'altra richiesta ragazzi, la volete in tanti? Un griffin, vediamo dove era kitsune. Abbiamo detto il griffin è più in basso. È più in basso. Era un 39 e noi siamo un 36. Mannaggia. Oh, un altro trade. Cosa sta succedendo? Ma no. Mirrors. 52. E no. 36. E però non mi devi offrire puzzonerie, eh? Vediamo ragazzi, sto dicendo che scambio la kitsune ride per la farfalla viola. Vediamo se qualcuno la vuole scambiare. Proviamo a fare questa cosa. Proviamo a fare proprio una proposta per vedere se effettivamente accettano. O magari potremmo provare per la libellula. O Royal Palace Spaniel, che non ce l'abbiamo tra l'altro quello. Però poi non lo vorrei scambiare, me lo vorrei tenere in caso. No, meglio non avere tentazioni. Oh, proviamo a scambiarla per chimera che è ancora più in alto. Chimera, però magari qualcuno magari se la vuole togliere perché ne ha più di una. Stanno arrivando dei giocatori. Oh, vediamo, ci hanno fatto una richiesta. No. Vediamo se ce lo scambia. Ah no, però questo la sta facendo, non penso che me la dà. No, questo qua la sta facendo mega, c'è scritto. Ragazzi, ce la sta dando. Veramente? Ragazzi, ce la sta dando. Non ci credo. Bastava chiedere. Ma abbiamo imparato negli scorsi video che fino a quando non accetta anche il secondo trade, non mi devo gasare. Abbiamo una chimera. Adesso però per cosa ce la scambiano? Ma non è che forse non... Però è molto più in alto. Cioè ragazzi, siamo passati da un 36 a un 24. Ragazzi, prendiamo la nostra chimera. Wow, mettiamola nei preferiti. Ok, adesso cambiamo, quindi trade chimera for other pet. Mamma mia che saltone che abbiamo fatto. Copiamo e incolliamo. Ah, mi sa che è iniziato qualche gioco forse. Vediamo che cosa sono disposti a scambiarci. Ragazzi, siamo a 24. Tu mi sembri ricco. O in caso cambiamo server comunque. Vediamo che cosa vogliono per questa chimera. È un 24. E che cosa ci potrebbero dare? Che ora un po' mi viene il dubbio, sono sincera. Perché la chimera... Vabbè, ma pure la kitsune si può trovare per ora, vero? La kitsune si può trovare. Vediamo. Sì. La kitsune è ancora un pet che si può trovare, quindi in ogni caso la chimera effettivamente vale di più perché durerà ancora un'altra settimana. Vediamo. Tra l'altro ragazzi, vi posso fare un piccolo spoiler. Sto lavorando a una chimera mega. Non aggiungo altro. Però è un video che uscirà un po' più avanti perché intanto le sto comprando
E ho quasi raggiunto il numero, sempre con l'aiuto dei miei elfi, ragazzi, non mi dite ma come fai, bla bla bla. Mi aiutano, ci sono delle persone che effettivamente mi aiutano per portare questi video belli, interessanti, e mi hanno aiutato a prendere ben 16 chimere e ci stanno già lavorando per crescerle. Non vedo l'ora, ragazzi, perché ho visto dei trade, cioè fanno delle cose pazzesche. Ragazzi, ci offrono per la chimera. Che cosa ci offri? Draghetto è più in basso. Molto più in basso, un 38. Io ho scritto scusa, lose. Ci rioffrono una pozione. No, 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 no. Io ho scritto for pet. Anche perché, non so, cioè a me non interessa scambiare la fly, perché non penso che riesca a ottenere un pet sopra della chimera comunque. Lei voleva la chimera, se non mi ricordo male. Sì, vabbè, per la chimera. Forse non è lei. No, non era lei, mi sa. Si ebbe Spinder, non era lei. Ok, ci fanno un trade, però non era quella persona che cercava. Ai, ai, ai. Aiuto. Ok, ci è arrivata una richiesta. Vediamo, dai, ragazzi, vediamo se riusciamo a salire un altro pochino e poi possiamo anche chiudere. Ma ci offri il banco? Non ce l'abbiamo, grazie mille. Allora, ragazzi, ci sta dando un Baku, però mi sa che è molto più in basso. È molto più in basso. No, 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 molto più in basso. Un altro trade. Wow. Proviamo a offrire la chimera per il lupo di lava. Che, ragazzi, è molto più in alto. Niente, mi ha detto che ce l'ha. Il Gordon è più nice. Ragazzi, provo a offrire l'ultima volta a questo ragazzo che cerca. Allora, mi vuole ridare la chimera. No, se lo vuole un altro pet. Va bene. Ok, un'altra offerta così all'improvviso? No, 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 no. La libellula! La libellula mi sa che è più in alto? No, è più in basso. Il pulcino è più in basso. Allora non è male, ragazzi. Sapete che faccio? Mamma mia, sono in dubbio. Sono in forte dubbio. Perché da un lato accetto. Ragazzi, accetto, sapete perché? Perché comunque sia il pulcino che la libellula possiamo iniziare a salirli come abbiamo fatto finora. Anche il pulcino Flyrai, che questo non si trova più. E il pulcino, scusate, il pinguino. Accetto, accetto. Allora, so che stiamo scendendo. Siamo scesi di qualche posto. E la chiudiamo qua con questo video di oggi. Però, per esempio, guardate, proviamo a offrire un pulcino, così al volo, vediamo come va. Proviamo a offrire il pulcino
e il pinguino Flyright, no, niente, ha rifiutato. Va bene, va bene, va bene, va bene, fermiamoci qua, non cerchiamo, non andiamo a strafare. Allora, so che siamo scesi di qualche punto, però avevamo un solo pet in chimera. Io ora mi metto tutto quello che lui mi ha fatto nel trade, ora me lo cerco, me lo metto tutto tra i preferiti, e la prossima volta proveremo a scambiare tutto quello che lui ci ha messo, perché già il pinguino e la libellula, il pulcino, eppure immagino c'era questo, visto che sono risaliti. Aspetta, ora vediamo, cerchiamolo. Allora, ragazzi, ah, queste qua sono delle cavolate, cioè. Però per i pet in sé, secondo me non ci è andata male, perché noi ora proveremo sempre a riscambiarli e secondo me riusciamo a ottenere più pet importanti con questo trade. Sono fiduciosa. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate. Per questo video è tutto, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, commentate per farmi sapere che cosa ne pensate appunto di quest'ultimo trade, se ho fatto bene. Però guardate oltre, è vero, siamo tornati indietro, ma con diversi pet, che già il pulcino, il pinguino, che questi è di quelli vecchi, Flyride, la libellula, secondo me possiamo ottenere molti pet più importanti portandoli avanti. E quindi fatemi sapere sotto che cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!